Aerei, au revoir, au revoir, au revoir. Le ultime parole di due tangheri, steward, hostess maschili, della Swiss Air. Io non prenderò mai più un aereo Swiss Air. Ma dice perché costa troppo, perché... No, anzi, no. Comodi i posti più larghi e con lo schienale distanziato rispetto a quelli italiani, un paese povero rispetto alla Svizzera. Ma c'è un problema. Se vi sedete alla fila numero 4, 4D, e a un certo punto avete l'esigenza di andare in bagno, avete evidentemente davanti il bagno che è nella parte, come in qualunque aereo del mondo, con la finta prima classe che non è tale di tre file, verso la cabina del pilota. E poi forse ne avete uno sul fondo, a 36 posti. Allora, avete una esigenza, dovete fare la pipì o anche la popò, e chiedete di farvi passare ai vicini. Così è accaduto. Ho fatto pochi passi, sono andato nella toilette. E mentre stavo serenamente cacando e anche con una certa concentrazione e per un tempo medio-lungo, a un certo punto, come i nazisti che arrivavano a prendere gli ebrei, bussando alla porta in questo modo, lo steward hostess parlava il suo francese chiedendo, non capivo bene che cosa, volevo aprire per mostrare che stavo cacando e far capire che mi lasciassero finire. No, ancora, toc, toc, toc. Non capivo questa esigenza, dico, sarà qualcuno che sta male, che ha urgenza. Io ero in un cesso in cui puoi stare 10 minuti, 12 minuti, 15 minuti, 6 minuti, ma certo non mi era mai capitato, anche a quelli che sono antipatico, che qualcuno bussasse per pretendere che io, mentre cagavo, uscissi. Finisco, mi pulisco il culo, in un cessullo modestissimo, non che avesse la caratteristica di un cesso di lusso per super... prima classe, era un cesso stretto con lo scroscio dell'acqua che portava via la merda che avevo fatto in quel momento e che insistevo a continuare a fare. E toc, 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 toc. Esco e vengo quasi malmenato dai due steward che mi dicono: lei non poteva andare in quel cesso. Dico, scusi, e dove è scritto che non si poteva andare? No, perché quella quarta fila deve andare a fare i suoi bisogni in fondo. Dico, guardi, non c'è scritto da nessuna parte, d'altra parte io, che sono anche un uomo malato, ho avuto qualche problema di cuore e in ogni caso ho dei problemi che mi portavano ad andare in bagno e stavo finendo. No, 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 lei doveva uscire, questo non era il bagno suo, con un'aria prepotente e addirittura spingendomi, perché io fortunatamente non ho reagito. Dice, guardi, se lei alza la voce, chiamiamo la polizia. Col cazzo la polizia! Balordi! Vergognatevi! Uno cacca! E l'altro bussa per farti uscire perché ha bisogno di dirti che quello non è il cesso giusto, un cessetto miserabile, identico sicuramente a quello della parte posteriore, senza nessuna indicazione che quello fosse riservato alla prima classe. C'è merda di prima classe e merda di seconda classe. C'è cacatore di prima classe e cacatore di seconda classe. Questi che difendevano la prima classe erano sicuramente di seconda classe. Un risultato lo hanno ottenuto, che io non prenderò mai più un volo Swissair e vi consiglio di non prenderlo neanche voi. E se vi scappasse da cacare o da pisciare, dovete valutare se siete degni di farlo nella prima classe, perché altrimenti vi minacciano e vi dicono scusi perché lei è qua, come si permette di occupare lo spazio dei pisciatori di serie A? Swissair! Cacca! La mia. Quindi, affettuosamente... Io non salirò mai più su un volo Swissair, mai più su un volo Swissair e vi suggerisco di non farlo neanche voi. Due tangheri con un atteggiamento intimidatorio volevano addirittura minacciare la polizia per valutare se la mia cacca era di serie A o di serie B. Col tono di grigio, lei ha fatto una cosa grave. Lei doveva capire di andare in fondo, ma dove è scritto? Non c'è scritto. Chi me l'ha detto? Nessuno. No, mi indicava un altro steward hostess che avrebbe dovuto, secondo lui, dirmelo e non me l'aveva detto. Stavo serenamente cacando. Volevo continuare a cacare, gli avrei cacato in testa. In volo è difficile. Però
ma non ho reagito. Reagisco adesso dicendo: non salite su voli Swissair. C'è rischio che dobbiate farvela addosso, perché qualcuno vi dirà: la vostra cacca non è di prima classe. Chiaro? Chiaro? Mai più Swissair!